diretta con la nostra Valentina Bruno. Avi, buongiorno. Grazie Martino e buongiorno a tutti. E allora, One Billion Rising edizione 2019, a Scalea il 14 febbraio, quindi giovedì, ci sarà davvero, diciamo, da divertirsi. Sì, ecco, è la parola giusta, perché può sembrare strano accostare la parola divertirsi a violenza di genere. In realtà One Billion Rising non è un convegno, questo è proprio l'impostazione a livello mondiale, una manifestazione mondiale che è stata, diciamo, istituita da Eva Hessler, che è la fondatrice, dove lei è stata tra l'altro anche vittima, un'attrice vittima di violenza da piccola da parte del padre, e che ha deciso di creare una manifestazione che fosse diversa, dove il motto fosse alzati, balla, partecipa, cioè riuscire attraverso la musica, l'arte, a coinvolgere le persone su un tema così forte, ma offrendo un riscatto della donna, un riscatto, certo, positivo, cioè parlandone anche come ce la stiamo facendo, ce la facciamo insieme, ce la facciamo anche insieme agli uomini. Certo, ecco, quindi ha un significato, ha un preciso, significato. Questo divertirsi, cioè che non vuol dire non pensare al problema, bensì rispondere invece con l'arte. Esatto. Questo. Ci tengo a precisare solo una cosa, io non sono qui in veste di organizzatrice, perché gli organizzatori sono il consorzio di Asso Scalea, il presidente Francesco Casella non è potuto essere qui oggi e quindi sono venuta io a parlarne, anche perché per tanti anni, insomma, adesso siamo arrivati alla settima edizione, per 6 anni si è tenuta a Tortora, quest'anno, diciamo, è diventata un po' itinerante la manifestazione per poter dare la possibilità a diversi territori di vivere questa esperienza, perché io credo che sia una bellissima esperienza, soprattutto un'esperienza che mantiene uniti con un obiettivo comune. Riuscire a combattere la violenza sulle donne. Quello poi è un lavoro che viene fatto tutti i giorni, deve essere fatto tutti i giorni. E allora, quali associazioni parteciperanno? Allora, prima di tutto, più che associazioni, perché associazioni, sono state, enti e così via, è stato in realtà, sono state invitate tutte le associazioni, poi ci sono state le associazioni partner che ci hanno aiutato nell'organizzazione, quindi proprio da un punto di vista fattivo dell'organizzazione. Però principalmente, diciamo che la manifestazione si incentra su, come dicevo, musica e spettacolo, quindi ci saranno i balli della Dancing Team Universo, ci sarà il duo formato da Irene Cantisani che canterà appunto e reciterà alcune poesie, poi ci saranno anche delle associazioni, degli sportelli antiviolenza come quello di Tina Lagostena Bassi di Scalea e la Ginestra di Diamante. E avremo anche un intermezzo di una psicologa che ci darà, giustamente, quello lo facciamo sempre, insomma, delle informazioni riguardo alla violenza di genere, che sarà Maradei, perché la violenza di genere purtroppo ha diversi aspetti, non è solo la violenza fisica come si può pensare, o il femminicidio, che sono, diciamo, gli atti più eclatanti, diciamo, quelli che si vedono. Sì, quelli che si vedono. Ci sono delle violenze più subdole e che purtroppo nella nostra società sono ancora forti, evidenti. Infatti, purtroppo è un argomento che presenta sempre diverse facce. Un po' è preoccupante. Un po' è preoccupante. Cioè, io credo che comunque si stia migliorando, nel senso che il problema è ancora grandissimo. Però comunque c'è una consapevolezza, cioè io sono sempre positiva nel mio approccio. Sì, è questo che mi piace di te. Anche quando ormai dici non c'è più nulla di essere positivo, ma se non prendiamo, non iniziamo a guardare positivamente le cose, non si possono cambiare le cose. Indubbiamente. Quindi io credo che il fatto che se ne parli tanto, il fatto che ci siano tutte queste persone che insieme, unite in tutto il mondo, perché se noi andate a vedere sul sito di One Billion c'è una cartina dove 200 paesi nel mondo hanno aderito, cioè vuol dire che c'è comunque una consapevolezza di cambiamento, è da qui che bisogna partire. Il fatto che esistano e che la cronaca purtroppo ci dia atto che ancora è terribile la situazione, quello non lo possiamo negare, però parlarne, far sì che soprattutto le nuove generazioni comprendano bene quale sia
la verità, cioè quale sia la strada giusta. E dei ragazzi mi hanno detto, quando parlavo con loro, ma secondo voi come si combatte la violenza di genere? Ci hanno pensato un attimo e poi mi hanno risposto con l'amore. È stato bellissimo. Beh, fondamentalmente dovrebbe essere quello, almeno la risposta a tutto dovrebbe essere l'amore, almeno all'interno di una coppia dovrebbe essere l'unico collante, no? Però purtroppo, e non è un caso che voi proprio, o meglio, non è un caso che la manifestazione One Billion Rising poi avvenga nel giorno in cui si festeggia l'amore. Esatto, il 14 febbraio infatti fu scelta a livello mondiale questa manifestazione perché il 14 febbraio è il giorno dell'amore e allora si vuole celebrare l'amore, non la violenza, cioè il riscatto delle donne, ma assieme agli uomini, perché non è una battaglia contro gli uomini, io questo l'ho sempre detto, è una battaglia che si combatte con gli uomini. Sì, sì, infatti a ogni ospite che... ho sempre chiesto questo quando abbiamo poi toccato questo argomento. Tante volte sembra quasi che ci sia una guerra di generi, tra generi, no? Si sia ormai scaturita, come se per l'appunto alla fine bisogna debellare l'immagine dell'uomo, quasi. Invece no. Assolutamente, ecco. Anzi, voglio dire, quanti uomini sono vicini a questa manifestazione? Quanti ci credono e sono in prima linea? Cioè, non è purtroppo sono una minoranza gli uomini che commettono questi atti di violenza. Sono ancora tanti, ma sono una minoranza. Ma ce ne sono tanti che fanno di tutto affinché questo non accada e combattono insieme a noi affinché ci possa essere un reale cambiamento. Anche delle associazioni di Pride e di Tortora prenderanno parte a questa manifestazione. Sì, diciamo che hanno aiutato Assoscalea effettivamente in alcune fasi organizzative. Siccome sia la Proloco di Tortora che l'associazione Teniamoci per Mano di Praia già negli anni passati hanno partecipato, ricordiamo che nel 2013 il primo One Billion Rising è stato organizzato dalla Proloco di Tortora assieme all'assessore, all'allora assessore al turismo Biagio Praino. Quindi c'è in realtà dietro una storia e ogni anno anche l'associazione Teniamoci per Mano di Praia ha aiutato fattivamente nell'organizzazione. Anche quest'anno ci aiuterà con l'allestimento del palco, oltre la Proloco con altre anche cose che ha fatto anche dal punto di vista tecnico. Quindi abbiamo avuto questa collaborazione ed è bello vedere territori diversi che collaborano assieme, anche perché Assoscalea... come dire, è riuscita a organizzare in poco tempo perché la manifestazione quest'anno rischiava di non essere organizzata, quindi è stato difficile riuscire in poco tempo ad organizzare poi tutto. Sì. Quest'anno è molto impostato sulla musica e sul ballo, proprio come la manifestazione. Oltre il sindaco di Scalea, visto che è patrocinato dal comune di Scalea, dall'assessorato alle politiche sociali, anche altri sindaci e anche amministratori di comuni limitrofi, perché come ogni anno c'è questa rete tra i vari territori, perché One Billion non è di Scalea o di Tortora, di dove si fa la manifestazione. È di tutti. È di tutti, sì. Indubbiamente.